Recording is on. Buongiorno ragazzi, oggi parleremo di ricchezza e povertà portano alle lotte sociali. Analizzeremo un po' la situazione della società romana dopo le numerose conquiste e le guerre civili. Dopo le conquiste di nuove province, arrivarono a Roma enormi ricchezze. Roma cominciò a diventare ricchissima. Si determinò però l'impoverimento di molti e l'arricchimento di pochi. Le ricchezze rimasero un privilegio dei patrizi, sempre. Che cos'era successo? I plebei che partivano per prestare servizio nell'esercito erano costretti a lasciare le proprie terre. Rientravano dopo anni e le trovavano incolte e improduttive. Dovevano venderle i patrizi per sopravvivere. I patrizi diventavano sempre più ricchi e proprietari di latifondi. Cosa sono i latifondi? Il latifondo è una grande estensione di terre coltivabili appartenenti ad un unico proprietario. A Roma la differenza fra chi era ricco e chi era povero, insomma, cresceva in modo preoccupante. I pochi contadini che erano rimasti nelle campagne non trovavano neppure lavoro come braccianti ormai, perché i latifondisti facevano lavorare le loro terre ai prigionieri di guerra che erano divenuti schiavi. Sempre più contadini, ridotti in povertà, raggiungevano Roma affamati e in estrema difficoltà. Le differenze si possono notare anche dalle abitazioni. Oggi, ora vedremo le domus dei patrizi. I ricchi patrizi vivevano in case molto lussuose, chiamate domus. La domus era composta da diversi ambienti, tutti riccamente arredati. Spesso la domus godeva di un giardino interno, il peristilium, abbellito da affreschi, statue e piccole fontane. In un ambiente chiamato triclinium, i patrizi organizzavano feste e banchetti con molte portate, che gli ospiti consumavano comodamente adagiati su lettini. Ricordate, anche i romani, anche gli etruschi e i greci bandivano spesso dei banchetti e li consumavano sdraiati. Ecco una tipica domus vista dall'interno. Le insule dei plebei, vediamo adesso. I plebei privati delle proprie terre si riversavano in massa in città per cercare migliori condizioni di vita. Non avevano più lavoro nelle loro campagne perché le avevano vendute, non lo trovavano come braccianti, quindi a loro non restava che andare a cercare lavoro a Roma. A Roma il numero delle abitazioni diventò insufficiente, così per le classi più povere si cominciò a costruire le insule. Le insule erano dei grandi caseggiati su più piani, come i nostri moderni condomini. Si trattava per lo più di abitazioni molto semplici, costituite da una sola stanza e prive anche di servizi igienici. Al primo piano le case avevano più stanze, però, perché destinate a commercianti e artigiani, che avevano le loro botteghe al pian terreno. Quindi avevamo al pian terreno le botteghe artigiane e i negozi. Al secondo piano le abitazioni dei proprietari delle botteghe e in alto invece c'erano le case più misere, più povere, costituite da una sola stanza. Questa situazione di estrema differenza tra patrizi e plebei ed ingiustizia avrebbe potuto portare a una rivolta in qualunque momento. Le riforme dei Gracchi. Siamo aristocratici e proveniamo da una potente famiglia romana. Nostro padre, il console Tiberio,
ha sposato la figlia di Scipione l'Africano, Cornelia, mentre nostra sorella Sempronia è moglie di Scipione l'Emiliano. Nel 133 a.C. il tribuno della plebe Tiberio Gracco fece approvare una legge che proponeva una più giusta distribuzione delle terre. In sostanza, i proprietari che superavano una certa estensione erano obbligati a dare le terre in eccedenza ai plebei. Purtroppo i patrizi si opposero e Tiberio fu ucciso. Alcuni anni dopo, il fratello Caio Gracco propose una nuova legge agraria, ma anche lui fu ostacolato. Caio Gracco, cosciente di essere senza scampo, si fece uccidere da uno schiavo. Questa norma, quindi, la riforma agraria, non fu mai applicata. Si aprì a Roma un periodo di guerre civili che durò oltre un secolo. I contrasti fra patrizi e plebei aumentarono e si crearono due gruppi contrapposti: quello dei popolari, cioè gli amici del popolo, guidati da Caio Mario, che insistevano nella proposta di ridurre le terre dei patrizi a vantaggio dei plebei. Gli ottimati, cioè i migliori, con Lucio Cornelio Silla, che difendevano invece gli interessi dei latifondisti, cioè dei patrizi ricchi. Ne derivò una guerra civile, cioè combattuta dagli abitanti della città divisi in gruppi rivali, che durò oltre un secolo. Nell'82 a.C. Silla riuscì ad avere la meglio. Si fece nominare dittatore a vita. Era una chiara vittoria dei patrizi, che divennero ancora più potenti. Ragazzi, abbiamo finito. Alla prossima lezione, la vostra maestra. Ciao ciao, vi lascio il mio solito braccio e il mio bacio. Ciao.